Bene, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Adesso vedrete qualche ripresa esterna che ho appena fatto. Ci vediamo dopo. Allora, il tutto incomincia da un raduno a caso che non era minimamente previsto nella mia vita, però ci sono venuto. Raduno, ho conosciuto lui con il nostro carissimo amico Leonardino, che ricorderete al video dei raduni, che è venuto con questa macchinina da poveri. Vedete, no? In scioltezza, no? C43 Amiche. Lui è il gay Leonardino che conoscerete tutti. Diamo un paio di specifiche di questa macchina, diciamo qualcosa. 3000 V6 biturbo, 390 cavalli. Tutta plastica, insomma, no? Pianto frenante da poveri. Perché sì? Perché sì? Per quanto riguarda gli interni, interni in pelle Alcantara. Volante in pelle MG. Gli interni penso che siano i migliori sul mercato per quanto riguarda qualsiasi casa automobilistica. Tappetini perché sì. E poi questa macchina alta e tuccio apribile, come vedete. Tetto panoramico e via. Allora, giusto per dirne una. Aiuto ragazzi, partiamo da Dio. Sparello, launch control. Puttana, quanto va? Amore, ma questo video lo farei vedere a tua madre? Certo. Allora non posso bestemmiare? Siamo sul Monte Fasce, sopra Genova, per chi non sapesse dov'è. Abbiamo incontrato lui. Presentati, chi sei, dici il tuo tag di Instagram, così vediamo. Io sono Lorenzo Carezzano, su Instagram Lorenzo_Carezzano. E nella questa vita? Qua è la mia macchina, più o meno 2 anni che ce l'ho. E niente, lo uso nel weekend ogni tanto per qualche girettino domenicale, così. Porco Diaz. Voi non avete idea del traffico che c'è in sto cazzo di posto. Sì, essendoci di moto, tanto casino. Esatto. Non abbiamo strada libera, per cui non si può essere sempre giù a fondo pedale. E anche perché vi dirò, le strade qua non è che sono il top del top. Non siamo mica a Milano. Esatto, non siamo mica a Milano. Diciamo due parole sugli interni di questa macchina. Allora, abbiamo qua similegno, giusto? O legno vero? No, legno vero. Legno vero, che è? No, sì, può essere, non ho idea. Interni pelle e cromato. Molto belli. Marca puttana, ragazzi, quanto va. Spieghiamo due parole sull'impianto audio, visto che roba di classe qua abbiamo. Boostmaster, esatto. Impianto optional della Mercedes. Roba buona. Sedili completamente regolabili elettronicamente. Come memoria. In più abbiamo anche la cintura, che dopo vi farò vedere, che vi accompagna, la cintura si può dire, sì. Vi basta la cintura quando salite in macchina. Dopodiché abbiamo qua incastonato un orologio Mercedes. Vabbè, naturalmente questo qui essendo MG è allestito MG anche in interni. Abbiamo sospensioni regolabili, corretto? Sì, giusto, sì. Sospensioni regolabili. Vabbè, start e stop. Secondo regolazioni Sport e Sport Plus. Esatto. Poi qua abbiamo il tastino per fare il rumore, perché ci piace fare i terroni, perché sennò non prendevamo questa macchina, corretta. Madonna. Ragazzi, si vola. Ve lo giuro, qualcosa di assurdo. Che poi vi dirò, io stamattina ho fatto giusto quei 160 km con la mia Polo da 60 cavalli, per cui salire su questa che ne ha ben 390, giusto? 390. 390 è un po' pazzesco, vi dirò. E poi ragazzi, quando entra il turbo vi darò un bel calcetto, vi dirò, mamma mia, bello, tanta roba. Tanta roba. Poi cinture rosse, perché siamo da pista, non è giusto? E cosa stupenda di questa macchina in particolare, non so se è tutte le C43 hanno il tettuccio panoramico. No, sono optional insieme alle casse. Ok, sì. Tettuccio panoramico, che ragazzi vi
dirò tanta roba, perché potete orca boia potete viaggiare in comfort con un po' di aerazione, belli tranquilli, anche in autostrada. Mamma, e li tira i ciocchetti, li tira. Però lo scarico originale, corretto. Sì, originale, però è quello optional, che sì, è il power parts. Fa sound, per essere uno scarico originale, sì, omologato, catalizzatore, tutte minchiate varie, con tutti varie. I tappi vari della suona casa. Suona, non c'è niente da dire, però un bello scarico apertino non farebbe male. Fatto un massaggino al piede e niente ragazzi, questa è la signora macchina, perché vabbè ragazzi, stiamo parlando di Mercedes, per cui nel senso qualcosa ne sanno, giusto tante, come Audi, come BMW, tanta roba veramente, che non mi immagino, se questa è così non mi immagino la C63. Secondo me è tanto esagerata. Troppo. Secondo me è tanto esagerata. Secondo me, perché già questa qua, ragazzi, secondo me avere un motore tanto grosso come quello da 63 è esagerato su strada, almeno forse in pista ha proprio senso. Sì, è 4000. Sì. Tanto grosso. Prendete anche la musica così a casa. Perché è lui che l'ha fatta partire. È giusto. Tu che hai questa macchina da 2 anni, la consiglieresti a chi? A chi vuole una macchina elegante, che vada forte, che la puoi usare, se la metti in comfort comunque non fa casino, chiudi gli scarichi, sembra un C normale. Sì, sembra una macchina da tutti i giorni, potrebbe anche essere, a parte per i consumi, immagino. Per i consumi, in base, come si usa? Si usa in nona, che è la marcia di riposo, in autostrada arriva a fare anche 13-14, che non è male. Vabbè, per essere un 6 cilindri e 400 cavalli vorrei anche vedere. Non è male, però se sì, va come facevamo noi, facciamo sì. Consumi imbarazzanti 3-4 sì, ecco. Essendo che poi non è leggerissimo come macchina, no, essendo una coupé berlina. Pesa quasi 2000 kg. Quasi 2 tonnellate per questi cazzi. Però lunga così 5000 metri più o meno. Allora io sinceramente preferisco macchine di questo tipo RS6, RS4 e tutte queste robe qui, coupé, station wagon con tanti cavalli rispetto a compatte. Cioè io proprio a livello proprio di macchina mi dà proprio l'idea di una macchina migliore. Cioè perché sì, spendere 60, 70, io, 80 tipo, io, 80.000 euro per una 45S. Io ero andato per la 45S, uh-huh. Volevo dare via questa per la 45S, però mi veniva a costare più di questa. Mm. Veniva a costare 95.000 euro, configurata come la volevo io, perché è tutto. Uh-huh. Parità di prezzo, prendevi questa. Esattamente, questa qua full option. Tu l'hai presa nuova questa? Sì, nuova. Dal configuratore, stiamo parlando del prezzo di stile del configuratore. Beh, la 45 diciamo che il suo valore, il suo prezzo è nel motore, secondo me, perché è un motore 2000 che era 821 cavalli, è diciamo un motore, il valore della macchina è lì, è sotto il cofano. E vabbè, niente, tanta roba. Bene, vi salutiamo, ci vediamo un altro video, un altro giorno, e andate a seguirlo su Instagram. Lorenzo_Carezzano. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Adios.